Palmieri, buongiorno. Marco, data importante. Il Carbonara Day. Esatto. Allora, Marco, una cosa. A casa sono sicura che tanti provano a fare la carbonara, ma la carbonara fatta bene è importante. Allora, esatto, noi oggi vogliamo dare la ricetta della vera carbonara. Prima cosa, cosa dobbiamo dire? Gli ingredienti. Esatto. Mi manca il mio Giacomo, perché infatti, lui Giacomo, ha detto lui, a questo momento. Ci provo io. Tutte queste perle di saggezza, allora, con poca tela. Diamo la ricetta della carbonara di Marco Palmieri per quattro persone. 360 grammi di pasta. 360 grammi di spaghettoni di Gragnano. Esatto. Poi 170 grammi di guanciale, esatto, al pepe. 8 tuorli d'uovo. 80 grammi di pecorino romano, sì, almeno stagionato 18 mesi, sale e pepe quanto basta. Esatto. Allora, partiamo subito. Intanto cominciamo con prendere il guanciale e togliamo tutta quanta la codica, che questa qua quando cuoce diventa dura. Dobbiamo tagliarlo in listarelle. Esatto, facciamo delle fettine e poi la tagliamo per lungo. Non troppo grandi, altrimenti dopo in bocca risulta un po' troppo grasso. Quindi facciamo delle fettine spesse circa 5 mm. E se siamo bravi a farle tutte uguali, è meglio. Meglio, sì, esatto. E facciamo delle listarelle lunghe così. Quelle che fai tu, Marco, sono perfette, è inutile dirlo. Poi a parte le mettiamo sulla padella a fuoco molto basso. In modo con che... un filo d'olio? No, senza olio. Ecco, no, perché Marco, io vorrei dire anche questo. Diciamo gli errori che facciamo. Allora, l'olio intanto non serve perché già il guanciale è abbastanza grasso. E poi la pasta va fatta insaporire con l'olio che tira fuori il guanciale. Quindi il grasso del guanciale. Esatto, il grasso del guanciale. Quindi mentre lasciamo lo facciamo rosolare. A rosolare e fare uscire tutti quanti i succhi. Intanto prepariamo. In questo caso stiamo facendo una porzione, quindi facciamo due rossi d'uovo. Però per quattro persone abbiamo detto 8, quindi per ogni persona due tuorli. Sì, vabbè, poi a casa possiamo usare anche l'uovo intero, però diciamo spiega che... bene questa cosa. Allora, si la ricetta, usa il tuorlo, la ricetta originale dice da usare solo il rosso, e quello perché viene un po' più cremoso. Invece quando si usa tutto quanto l'uovo diventa la parte che è l'albume che diventa elastico, quindi diciamo c'è il pericolo che potrebbe fare un po' diciamo una sorta di frittata. Quando si cuoce, esatto, l'uovo che diventa una frittatina, esatto. Quindi questo potrebbe essere un suggerimento per evitare che, sì, si verifichi. O se no a casa si può usare anche tutto quanto l'uovo intero, però per evitare che quando aggiungi la pasta al guanciale che è ben tostato ci puoi mettere un goccetto d'acqua fredda in modo che vada a stemperare un po' la temperatura del ok, allora noi facciamo guanciale nel modo corretto due, esatto, tuorli d'uovo, per una persona, per una porzione, esatto. Poi ci vanno 40 grammi di pecorino, pecorino e il pepe romano 18, esatto, mesi. 18 mesi si dice alla goccia, nel senso che deve tenere del latte dentro, perché se è troppo fresco non raggiunge quella maturazione, quell'acidità giusta. Ok. Quindi aggiungiamo il pecorino, il pepe io di solito uso tostarlo, questo è già tostato. Pepe tostato. Va messo intero così in grani e va schiacciato. E non è vero che va messo il pepe fino fino, perché è troppo fino, poi dopo invece devi sentire il croccante del pepe che va a contrastare l'uovo. E questo è un altro suggerimento. Ora stiamo dando degli ottimi consigli a casa, mi raccomando, seguiteci e vi verrà una vera carbonara. Esatto. Marco, andiamo a alzare un po' il fuoco. Quanto ti piace la carbonara a te? A me tanto, tantissimo. Ma secondo me qualcuno la mattina, adesso a quest'ora, gli facciamo venire voglia di carbonara. Tu volevi salutare qualcuno che fa colazione, sì, con noi? Esatto, ci abbiamo i ragazzi della Plasida che mi aspettano, mi guardano sempre. E allora vi salutiamo, un bacio da parte nostra e un applauso. Intanto cominciamo andiamo a sbattere e viene tipo una sorta di cremina, diciamo densa. Come deve essere la consistenza? Questa qui è dura, poi quando andiamo ad aggiungere il grasso, che andiamo a pastorizzare l'uovo, che è importante, perché siccome l'uovo non è cotto, però col grasso l'uovo si pastorizza a 47 gradi per alcune preparazioni. In questo caso arriva a 67 gradi, perché andiamo a mettere il grasso del guanciale direttamente qui e assumerà un colore lucido e lucente. Proprio... Allora facciamo una cosa, Marco, perché ho capito che è un passaggio importante. È importante, adesso dobbiamo aspettarlo e dobbiamo farlo vedere. Allora, noi ci fermiamo qualche istante, andiamo in pubblicità e dopo vedremo la pastorizzazione dell'uovo. A tra poco! Aprile, Carbonara Day. Marco Palmieri ci sta preparando la vera ricetta della carbonara. Marco, come va la allora, il guanciale? Guanciale si sta sciogliendo, sta tirando fuori tutti quanti i suoi grassi, i suoi succhi. E mi dispiace tanto che a voi a casa non arrivi questo profumino. Mamma, allora profumo. Marco, continua a controllare il guanciale prima di far vedere la pastorizzazione dell'uovo. Giacomo, Carla, a voi. Ti proprio bene, Marco, che punto siamo? Belli, eccoli.
Come va? Io vedo questa. Sì, questo è pronto. Mi viene da dire pancetta. Questo è guanciale. Ma tra un po' dirò perché ho detto pancetta. Marco, allora, avevamo detto che dobbiamo pastorizzare l'uovo. Come esatto. Si fa? Allora, prendiamo la padella ben calda con il guanciale che ormai è ben tostato. A casa state attenti perché questo è un momento cruciale. Se sbagliate questo, la carbonara non viene. E dopo bene. Andremo a rimettere dentro il guanciale in parte la lasciamo sola per dare la decorazione e la croccantezza al piatto. Perfetto. Quindi abbiamo tolto. Il guanciale è pronto. Ci mettiamo qui? Sì. Poi. Spiegaci esattamente cosa dobbiamo fare. Dobbiamo mettere la metà di questo. Lo vado dalla mano? Sì. Poco a poco, la metà di questo lo metti dentro. Vado? Vai. Deve essere così, bollente. Vai, sì, perfetto. Ok, basta. L'altra metà, non buttatela sul tavolo. Perfetto. E vedi il colore, vedi come diventa già un po' più lucido e cremoso. Questa è già una crema. Poi con l'acqua calda e l'acqua che rimane nella pasta farà quella crema. E in questo modo abbiamo pastorizzato. Esatto. Ma vogliamo ridare un attimo la ricetta? Allora, ridiamo la ricetta di Marco Palmieri, che è la carbonara, quella originale, Marco. Esatto. Allora, io poi lavoro nel cuore di Roma, quindi... Esatto, quindi per 4 persone dovete utilizzare 360 grammi di spaghettoni di Gragnano, esatto. 170 grammi di guanciale al pepe, sì. 8 tuorli d'uovo, 80 grammi di pecorino romano, sale e pepe quanto basta. Però Marco, dicevamo la vera ricetta, ma noi oggi vogliamo scoprire, visto che domani la carbonara compie 70 anni, la vera storia della carbonara. E allora voglio dare il buongiorno a Luca Cesari, che è storico della gastronomia. Luca, buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Luca, io vorrei partire da una notizia. La carbonara domani compie 70 anni, perché tu hai scritto che nasce nel 1954 e la prima ricetta conteneva pancetta, e per questo io ho detto pancetta, aglio e groviera. E per questo tu sei stato addirittura minacciato di morte. Ma ci spieghi com'è andata? Allora... Quella è la prima ricetta italiana, cioè in Italia la prima volta che vediamo la ricetta della carbonara è sulla rivista La Cucina Italiana ed è il 1954. Poi esiste una ricetta precedente che però è stampata a Chicago nel 1952. Per quanto riguarda quello che è successo, io non ho fatto altro che rifare la carbonara del 1954 in un video del Gambero Rosso. E la questione è che questa ricetta è un po' particolare, perché prevede l'uso della pancetta anziché del guanciale e soprattutto del gruviera al posto del pecorino e dell'aglio. E quindi sono ingredienti che nella versione attuale ovviamente non si trovano. E quindi si è scatenato un putiferio. Che poi non Marco, vuole dire qualcosa? Neanche Marco. L'uovo. Io anche ho studiato queste ricette e diciamo che ne ho trovate più di qualcuna, questa già l'avevo letta, però la cosa più sensata che io ho trovato nelle ricette che ho letto è stato che durante la Seconda Guerra Mondiale, e siccome gli americani... nello sbarco erano abituati a mangiare, a fare colazione con pane tostato, bacon e uova, e noi abbiamo ricoperto quei ruoli col guanciale, cioè nel senso rendendola italiana, con il guanciale, con l'uovo e la pasta al posto del pane. E allora chiediamo a Luca che è storico proprio della gastronomia, è così, è come dice Marco, ce lo puoi spiegare tu qual è l'evoluzione di questo piatto? Allora, quello che dice lo chef effettivamente è un'ipotesi, ovviamente non abbiamo fonti. Su come sia andata veramente, abbiamo solo delle ricette successive, appunto quella del 52 di Chicago, quella del 54 della Cucina Italiana, che è questa che ho detto, e poi ci sono delle citazioni della carbonara, però non spiegano esattamente chi e quando l'abbiano creata. Ovviamente l'ipotesi più convincente è effettivamente che negli anni intorno al 44 a Roma, quando c'erano le truppe anglo-americane, loro con le loro razioni abbiano portato le loro razioni e qualche chef romano in qualche trattoria li abbia utilizzate per fare questo mix tra la pasta italiana e il formaggio italiano e le uova con il bacon. E invece Luca, c'è una prima volta che compare in un film, in quale? Sì, effettivamente è la prima citazione in assoluto della carbonara, appare in un film con Totò che si intitola Yvonne la Nuit, del 1949, dove c'è Aveninchi che fa lo stessa, e dietro passa un cameriere che fa un'ordinazione e dice tre carbonare. Quella è la prima
citazione in assoluto che abbiamo della carbonara. E poi c'è un altro film molto famoso, forse ancora più famoso, con Aldo Fabrizi e del Samirlini, dove c'è Aldo Fabrizi in questo film a episodi che si intitola Cameriera Bella Presenza Cercasi, che fa un colloquio di lavoro estemporaneo sulla porta di casa del Samirlini, ecco, questa è la scena, e lui chiede proprio: ma lei la sa fare la carbonara? E lei Purtroppo. semplicemente dice di no. Siamo nel 1951 e la Molto carbonara stretto. effettivamente ha ancora pochi anni di vita, e lei ammette che invece sa fare, per esempio, la matriciana e altre ricette molto romane. Luca, noi ti ringraziamo. Ti volevo chiedere una cosa. Luca, vuoi restare con noi così vediamo il nostro chef che piatto realizzerà se è la vera carbonara? Così ci darai un voto anche tu da lì. Marco, sei Molto d'accordo? volentieri, Va bene, È una sfida. Allora, noi ci fermiamo qualche istante, andiamo in pubblicità, ma ci ritroviamo subito dopo perché è arrivato il momento di buttare la pasta. A tra poco. vado. Dopo la pubblicità. Spaghettoni pronti, è arrivato il momento di buttare la pasta. Come Marco, consegnato, eh? Io ti vado io. alzo, Anche vai. questo è un momento importante. Mi hai Vai. detto così. Perfetto. Forse nella pentola è meglio. Esatto. La pasta l'abbiamo buttata. Dopo spieghiamo pure che si butta così. Poi spieghiamo perché. Allora, mentre il tempo di cottura, noi ripassiamo la linea. Giacomo, poi l'assaggerai anche tu. Ma A certo, te. poi vi raggiungo naturalmente. No, ti Marco, io aspettiamo. non mi sono Oggi dimenticato di voi. E sei venuto proprio nel momento giusto, Marco. La ma pasta, per controlliamo, mi forza. sa Quasi che è pronta? cotta. Sì. Allora, andiamo a allungare, come ti ho detto prima, con un po' di acqua in modo che il grasso che si è fatto sotto la padella si stacchi e vado a creare quella cremina che serve per mantecare la pasta. In modo che dia quella cremina. La Ok. cremina che dobbiamo preparare. Giacomo, lo senti Esatto. che profumino? Ti è arrivata di là. Ma lo sentivamo con calma, lo sentivamo. Poi volevo dire pure la signora Carla che se voleva, volevo Dopo fare facciamo assaggiare a tutti la tua una. No, carbonara. volevo fare una collaborazione, cucinare i fiori. Mangeremo i fiori, questo poi ne riparleremo. Marco, ma allora, a Allora, la questo vado a scolare, punto. sì, che è Esatto. pronta. Io di solito la scolo anche qualche minuto prima in modo che mi possa lasciare un po' di amido nella padella. Che diventa ancora un po' più cremosa. Contribuisce alla crema. Esatto. Quindi questo lo spengiamo. Tra l'altro, nominavi i fiori, ma esistono fiori, Sì, i i fiori fiori che si esili che si possono mangiano. mangiare, quindi sarebbe un perfetto connubio, chissà. Chissà, un giorno ne parleremo. Allora, qua Esatto. avete, sentivo ogni tanto che svelavate anche dei trucchi, degli accorgimenti. Sì. C'era la pastorizzazione delle uova di Sì. cui avete E parlato. soprattutto, Giacomo, abbiamo ancora in collegamento con noi Luca Cesari, che sta lì, che controlla la ricetta di Marco Esatto, quello Palmieri. originale. L'originale, dice Esatto. Marco, sarà l'originale, sì. Allora, Diciamo quella più Luca, tu usata, diciamo controlla tutto, mi adesso. Ognuno raccomando. faccia un suo pensiero. Se mi passi il piatto, lo metti qui così impiattiamo. Poi abbiamo anche tante varianti, poi facciamo della Per carbonara noi. esempio, ne vogliamo dire una. Sì, noi diciamo, io visto che lavoro al ghetto, facciamo la variante con il carciofo croccante sopra. Ah, che bello. E la facciamo col tartufo, la facciamo di zucchi con le zucchine croccanti. La facciamo in tutti i modi. Luca, posso chiederti Ah, una poi cosa? visto che lavoro al. Con le varianti che ci propone Marco, quindi carciofo, poi hai detto Tartufo tartufo, e si zucchine può chiamare croccanti. ancora carbonara? Sì, assolutamente sì. Promosso. Perché era aggiunta. Poi visto che lavoro in un ristorante ebraico, loro la fanno con la carne, con la carne secca di manzo e non usano il pecorino perché non mischiano le due proteine del latte e della carne. Però il Quindi. vero esame è adesso, Marco. Dobbiamo Esatto, vedere se questa viene è la la crema. cremina. Questa è la crema. Vediamo. Vediamo, vediamo. Vediamo come va. Ma siamo quasi riusciti, eh? Qua c'è la maestria, eh? C'è il tocco finale qua, Noi qui grazie. osserviamo attentamente. Noi saremo Andiamo ad aggiungere un po' d'acqua. imparziali giudici di questa Eccola, ci carbonara. siamo, ci siamo. Senti che profumo. Guarda, attentissimi. Voi a casa state seguendo, vabbè, è presto per Secondo voi mangiare la carbonara, però secondo me hai dato ottimi l'esperto? consigli. A Luca, cosa ci dici? Si vede? Facciamo vedere. Aspetta, che ancora non si vede bene, Marco. Vado, eh? Vai, 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 vediamo. impiatta così Luca Eccolo. riesce a vedere bene. E gira, gira, gira. Guarda, che precisione. Dai, secondo me ora Bellissima. si inizia a intuire. Come dici, Luca? Bellissima. Grazie. Promosso anche da Luca. Grande mano, complimenti, certo. Allora, ci siamo in finale.
E allora noi abbiamo anticipato, ricordiamo il Carbonara Day, che guarda, si celebrerà domani. Tocco finale. Un attimo. Guardate. Ma questo è come un pressure test. Esatto. Dove sta Bruno? Spolveratina di pepe. Ma che meraviglia, beato chi la mangerà. Una forchetta c'è? Oh, mi stavo aspettando le 9. Una forchetta, l'abbiamo promessa a qualcuno, secondo me. Sì, dobbiamo farlo. Io assaggio il guanciale. Ecco allora, qua. Ma aspetta, vuoi che l'assaggiamo adesso? Certo. Allora l'assaggio Giacomo. Scusa, perché non vorrei fare un torto a qualcuno, perché sono comunque le 8.25 e qua siamo abituati a dare il test a tutti quanti. Scusate, ma... C'è un'altra forchetta? Una forchetta al volo. Eccola. Ecco qua. L'uovo. Andiamo Giacomo. Posso dire Marco, in tutta sincerità? Grazie a voi. Com'è? Una carbonara da leccarsi i baffi, e di baffi se ne intende anche Luca Cesari, che salutiamo e ringraziamo. Ciao Marco, ciao Luca, grazie. Ciao Marco. Grazie.